Welcome to Miro TV! Siamo tornati per parlarvi della puntata di Monday Night Raw. Io sono E il com. Triaglia è Queen of the World. Abbiamo cambiato. Come del resto, siamo costretti un po' a cambiare l'ordine della card perché comunque abbiamo rifatto il video di qua, di là. E insomma, Fa il corrotto, ragazzi, capita. dobbiamo inventarci qualcosa. Video con la reflex questa volta è 16 noni, ce l'abbiamo fatta. Direi. Yeah, È stato bravi. imbarazzante montare quello di Mamma mia. SmackDown. Però vi invito ad andare a guardarlo. Come vi invito a seguire questo qua di Raw. E partiamo un po' con la nostra card. Ce la inventiamo noi. Io direi di tenerci pezzi grossi nella parte finale. Diciamoli subito. Dici? No, Diciamoli partiamo subito. dalla parte finale. Perché Va no, perché sennò bene. seguiamo la card allora. Perché sono partiti con i Va miei. bene. Partiamo dalle Divas, dai. Partiamo un po' dalle Divas. Che forse non interessa a A molti. nessuno. Però a me interessa perché c'è Alexa Bliss. No, beh, a parte questa cosa qui, allora c'è stata mandata avanti la rivalità tra Alexa e Mickie James. Cercano in qualche modo di dare una credibilità assurda a Mickie James, però, raga, sinceramente parlando, no, non lo so, non credo che Mickie James possa prendersi quel titolo e rubarlo a Alexa Bliss lanciatissima e secondo me già pronta a rivalità più importanti come quella contro Asuka. E a proposito di questo, a proposito di Asuka. Vediamoci un po' tutta la parte brutta. No, a proposito di Asuka, c'è stata una riunione delle Divas che hanno voluto affrontare praticamente tutti Asuka. Sì. Hanno chiesto a Kurt Angle il match, però c'è stata un'assenza che a me ha lasciato molto molto perplesso. È quella di Nia Jax. È quella di Nia Nia Jax. Jackson non inclusa nel match. Che per me avrebbe vinto a mani basse, avrei fatto vincere Nia Jax. Nel match per andare a TLC contro Asuka. E chi c'è andata? C'è andata Emma. Con un sotterfugio ha schienato Allora, cosa? Sasha Banks e ci è andata lei, insomma, le vabbè. cose, tra l'altro hanno litigato Bayley e Sasha Ah, Banks. sì, anche. Quindi per me ci sarà un match tra loro, se non a TLC al prossimo Oh, pay-per-view. ci sono Ormai già siamo due arrivati. match di donne Bayley TLC. cattiva, ormai abbiamo visto Sami Zayn cattivo, dobbiamo vedere anche Bayley cattiva. Ormai siamo lì sulla strada. Basta, spoiler, boom. No, Tornando un dai. attimo seri, allora per me la WWE ha pensato a questo. Si manda Nia Jax contro Asuka. Al debutto sono costretto a far perdere Nia Jax perché comunque Asuka deve vincere il match di Per debutto, il questo è poco debutto, sì. sicuro. Sacrificare Emma è la cosa forse migliore, anche se raga Emma non è che abbia tutta sta credibilità nonostante abbia vinto questa Non so, nel battle senso sarà un match di debutto orribile. Cioè, che cosa vuoi fare con Emma? royale. Che match Ma vuoi Emma non è fare? malaccio, Lo so, ma però può il suo essere. personaggio Sì. è un po' così e cos'ha, e mentre Asuka comunque è una validissima lottatrice. Vedremo. Anche se adesso ho un po' paura, guardando un po' come si è evoluta Nakamura nella SmackDown, Vero? non vorrei che facessero cavolate anche con Asuka. E perché Asuka è un personaggio particolare, anche lei viene da 500 e passa giorni da campionessa di NXT, Porca miseria. quindi si merita di essere trattata alla grande. Purtroppo per Alexa la vedo molto dura. Bobby Roode 2.0. Non credo, spero di no, Speriamo perché comunque Asuka si merita, non che Bobby Roode non si meriti, anzi, di no. No. però Asuka si merita un grande trattamento, visto Ma quanto fatto Bobby Roode se NXT. lo merita, solo che è arrivato come campione, insomma, era campione NXT, è arrivato a SmackDown e l'hanno fatto sfumare, quindi io spero che non facciano così anche a Raw. Che arriva dopo un regno in NXT Asuka e poi la fanno sfumare. No, sono stupidi Però quelli lì. condivido la scelta di mandare Emma contro Asuka e non Sì, Nia dai, Jax. ci Però sta. prima o poi sono sicuro che vedremo Nia Jax contro Asuka Sì, anche perché. perché comunque stanno puntando un sacco su Emma ultimamente. Cioè, non puntando comunque, però gli fanno fare tanti sketch carini, simpatici, Però quindi. quello che non capisco è l'esclusione di Nia. Come non ho capito l'esclusione a SmackDown di Jinder Mahal. Dalla puntata non capisco l'esclusione senza motivo di Nia Jax. E questo mi lascia un po' perplesso. Vedremo. Però direi di andare avanti. Aspettiamo la prossima settimana. Anche perché manca ancora Se sarà un una vacanza, scusatemi, non sapevo fare una Raw. vacanza, ma è Ma già. manca ancora un Raw a TLC. Quindi è inutile parlarne. Esatto. Passiamo avanti. Andiamo a altri meccini. Sì, dai. Elias contro Apollo Crew. Apollo Crew. Allora. Devo dire che questa rivalità mi convince molto di più della rivalità tra Jason Jordan e il Bullet Club. Beh, Bullet Club, scusate, Vabbè. ma ho bestemmiato perché ma ne mancavano altri 25. Tra Gallows Anderson. Gallows Anderson, Luke Vabbè, ma Gallows lì e chi quegli altri? non è un problema di loro due, è un problema di Jason No, vabbè, però non mi convince, cioè, mi convince molto di più nell'Elias contro Apollo Crews che Jordan. Sì, dai, un carino. Anderson contro. A Jason Jordan, il che è molto, cioè, mi fa capire tutto. Jason Jordan è comunque un buon, secondo me, un buon atleta, solo che pecca di costruzione del personaggio. Anderson, secondo me, non è malaccio sul ring.
No, stanno facendo un buon lavoro. Dall'altra parte c'è invece un Apollo Crew che non ha personaggio. Ah, fa belle mosse, ma la costruzione del suo È personaggio bravo sul ring, è Apollo Crew è niente. bravo sul ring. Elias non mi fa impazzire sul ring, però è un personaggio che mi piace. Quindi alla fine che vi dico? Preferisco molto di più un Apollo Crew contro Elias che un Jason Jordan contro Anderson, nonostante questi due abbiano molto più da offrire a livello proprio di capacità. Però la costruzione attuale mi fa proprio odiare questa rivalità Sì, tra non, un po', Anderson e. non c'è senso, non è costruita male, no, io non lo so, guarda. Almeno qui abbiamo visto un Titus O'Neil che ha fatto Who wants to walk with Titus Without O'Neil? E io gli stavo dicendo no, non può averlo fatto. È entrata col banjo, si è messa a fare la canzoncina. Cioè, ragazzi, ma stiamo scherzando. È stato Mi bellissimo, piace, dai. mi sta piacendo la Sono loro rivalità. simpatici, Sì. hanno fatto bene, anche se a metà di solito non fa impazzire né sul ring né come personaggio né quando parla in generale non mi fa impazzire. Però dai, affiancato a Apollo Crew che comunque non avrebbe fatto niente, gli hanno dato quel pizzico di buttarla sulla risata e quindi secondo me hanno fatto bene, sta venendo fuori qualcosa di carino. Parliamo della categoria leggeri, dai, penso Ah! che possiamo parlare di una cosa pesante che è successa, ovvero Kalisto ha vinto il Crossover Title dopo un regno di ansamore di 3 settimane, In un credo. lumberjack match. In un lunge, no, quello lì. Cosa? Il Un lungerback? lumberjack Il match. lungerback. Allora, qua dovremmo parlare della clamorosa assenza di Neville, Neville. però penso che lo dovremmo fare in un video Un e video a questo lo parte. faremo sicuramente, ragazzi, perché Neville si merita un video. Mi dispiace un po' tutto quello che sta ruotando adesso attorno a Neville, quello che è successo, pare abbia abbandonato l'arena di Raw prima della puntata, e questo che ha fatto ha dovuto far riscrivere tutto il pezzo della Crusoe, non era prevista la vittoria di Kalisto. Anche perché hanno ritirato fuori Kalisto dal nulla e l'hanno messo campione. Cioè, con la Cruiserweight è un po' sempre così, nel senso, hanno tirato fuori Tozawa, l'hanno messo campione e poi basta, è sparito. Hanno tirato fuori un altro personaggio e poi è sparito. Mo' hanno ritirato fuori Kalisto, che era sparito, non si vedeva più, era fuori dalla Cruiserweight. Mo' l'hanno ritirato fuori, boom, lo mettono dentro, lo fanno diventare campione. Lì, ok, che c'è stato lo zampione di Neville e tutto quello che è successo, che, come diceva, vi spieghiamo in un video a parte. Però, boh, nel senso, non lo so, non convince questa Cruiserweight se continuano a fare così, a far sparire la gente a caso. C'è Tozawa, che è l'unico che è riuscito a togliere il titolo a Neville. Va bene che non mi piaceva, va bene che non piaceva a nessuno, però cazzo, l'ha vinto, l'ha perso, finito. Tozawa, sparito. In effetti è un personaggio che è completamente morto, come del Ma li resto fanno è sparire morto tutti. anche il primo personaggio che ha vinto il titolo Cruiserweight, ovvero Brian Kendrick, che adesso è finito come partner di Gallagher. Anche già che ci stiamo, parliamo del loro tag team match, prima di Ah, vabbè, sì. parlare. Gallagher, finalmente sono visto. Si è visto Gallagher, che ha cambiato completamente personaggio, ora è diventato Sì, è cattivo, cattivo, adesso carino è Gallagher. tipo un mezzo fighter o un mezzo qualcosa, da tipo da strada che combatte, ancora non ho capito bene il suo Sì, non si personaggio. sa bene, però è Gallagher. Il loro match comunque è stato davvero pietoso, secondo me, dire la verità, mi aspettavo molto di più, ma ormai è routine di ste frasi, perché da Super Division, raga, non vedo grandissimi match. Forse ecco, Sfruttato il male. Lumberjack match è stato il miglior Sì. match di Enzo Amore, mi viene da dire. È stato bravo, ha fatto qualcosa, ha fatto un bel po' di mosse. È anche vero che Kalisto secondo me ha condotto un grande match, perché ha fatto, tirato fuori buonissime Kalisto, manovre. ragazzi, è bravo. Kalisto mi È piace un bravo, sacco, mi piace. sempre Sì, assolutamente. Però non penso sia stato il miglior match di Kalisto, perché piaciuto. comunque Kalisto ha No, già fatto altri match di no. nota. Ti ci fa diventare scemo su quel ring, cioè Kalisto è allucinante. Però a questo punto, perché prima di TLC togliere il titolo a Enzo Amore? Perché evidentemente al TLC se lo riprende. Sì, Non lo so, questo non lo so, però mi non mi è sa. piaciuto. Io penso che adesso la Cruiserweight Division ha bisogno di un Kalisto campione per un po', perché cambiare sempre campione non è una buona cosa, soprattutto quando è una divisione con 10 atleti, che non No, sono. sono tanti! Oh, sono tanti 10 quelli che. atleti, Ma sono di 10. più! Vabbè, ma io dico, ma quelli che. Ma manca di che contano, perché Vabbè, vabbè, sì, quelli che contano contano sono in 3 più. che No, contano lì. ma in realtà ci stanno, cioè c'è Swan, è bravo. Alexander, Ma c'è. ci sta la gente brava in Cruiserweight, è che non riescono a sfruttarla, non piace, non lo so, non riesco a capire. Peccato, peccato perché mi piace tanto la Il Cruiserweight. Lumberjack match comunque l'ho promosso, anche se Sì, sto un po' no, è iniziando. carino, qualcosa di diverso No, almeno, non credo. Ma non ragazzi. mi è piaciuto il fatto che è main event. Non può. Cioè, è la quarta volta di fila che mi metti in main event di Crusoe. Cioè, un po' penso che stanchi, tanto che l'arena non è che sia stata così Non accetto, partecipante. ripeto, non accetto la Cruiserweight. Non so se sia un problema che non piace proprio, oppure un problema che la stanno gestendo male e quindi gliela penalizzano. Non lo so.
Abigail come un demone all'interno, perché ha preso possesso di Bray Wyatt e ha fatto uscire fuori la parte demoniaca di Bray Wyatt, della sorella, questa ipotetica sorella. Quindi si è visto il proprio di Bray Wyatt come al solito meraviglioso, trasformato da demone, in cui la sorella demone Lo possiede. lo possiede e parla a Finn Balor dicendogli: tu non puoi battermi, io sì, io sono superiore, tu non puoi battermi. Ragazzi, che gli vogliamo dire? Che cosa gli vogliamo dire? Beh, a te Bray Wyatt piace tanto, a me mi piace, però secondo me a lungo andare, se non ottiene più vittorie, come fa ad avere un personaggio credibilità? Il problema è che non... Ma secondo me questo È forse potrebbe questa vincerlo. la verità. E lo sai che è un E se buon... no, scusa, se non lo fanno vincere, fare un 3-0 con Finn Ma Balor, lo cioè, sai che un ma dove... buono può perdere più volte, un cattivo non può perdere più volte. Questo Ma questa ragazza sì, gliela faranno te l'ha vincere. dimostrato The Miz. Se The Miz avesse perso 2 pay-per-view di fila, non sarebbe più riuscito a ripartire col suo personaggio. Infatti, mai, non ha mai perso 2 pay-per-view di fila The Miz. Bray Wyatt purtroppo li perde tutti. Bray Wyatt non ha credito. Io penso che dopo un po' è il pubblico normale, quello che non è fan, può stancare parecchio Bray Wyatt perché non ha credibilità. Adesso può anche vincere. Secondo me Balor andrà contro Lesnar il prima possibile perché dubito che rimandino Roman Reigns. Dubito. Ritiriamo fuori la storia che Finn Balor non ha mai perso il Ma lui titolo. è da. Cioè, è un anno che lo sta dicendo che lui non ha mai perso il titolo, che è stato Ma infortunato purtroppo. assolutamente. E l'ha Infatti, dovuto cedere, quindi prima o il poi. prossimo contendente al titolo di Lesnar è sicuramente Balor. Però si deve liberare di Bray Wyatt. Però Però è come come. lo fa Cioè. liberare perdendo? Ci Un sto. 3-0, raga, no. Ma come Ma un fai? 2-1 che cosa porterebbe? Abbiamo visto New Day contro gli USA, Beh, sono non lo andati sul so, 2-2 non e lo poi so, hanno perché fatto alla 3-2. fine ti ricordo che in questo c'è stato il segmento subito dopo all'intervista di Finn Balor in cui ha detto: io adesso ho paura di Bray Wyatt, ho paura di questo demone. Ma non mi sembrava così terrorizzato. Beh, oddio, però l'ha Però detto. qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato Vedremo, sicuramente. io spero, in realtà sono imparziale in questo match perché io sono due miei top, quindi come faccio a tifare? Però non so, mi pare che dargli un 3-0 a Bray Wyatt vuol dire distruggerlo. Cioè, che cosa ottiene col 3-0? Ha ritirato fuori sempre lui la rivalità per poi perderla sempre? Boh, Va magari bene. succederà qualcosa in una parità clamorosa e basta, lui si chiuderà così. Dobbiamo finalmente parlare dello Shield. Adesso è inutile girarci attorno Ah. dello Shield. Dobbiamo parlare di The Miz. Dobbiamo parlare di Cesaro, Sheamus e Braun Strowman. Allora, Braun Strowman, essendosi infilato in questo match, penso che cambia un po' le carte in tavola. Perché Braun Strowman viene da una sconfitta pesante contro Brock Lesnar in pay-per-view. Non muori, guardate se non mi cazzo. Quindi mi risulta strano che Braun Strowman possa perdere in questo pay-per-view, però dall'altra parte c'è una reunion dello Shield che se perdesse questo match mi fa pensare che potrebbe partire una rivalità tra qualcuno, tra magari un Ambrose contro Roman Reigns o un Ambrose Già lo contro... vorresti sciogliere. Ma una sconfitta non so cosa porterebbe, nel senso far vincere i cattivi alla fine cosa serve però? Servirebbe solo a Strowman. Se Miz Non lo perde so. il titolo non lo perde. Cesaro e Sheamus non si giocano i titoli. Mi dirai che rimangono fuori due titoli importantissimi nella card. Rimangono fuori sia Quello. l'Intercontinental Title sia i Tag Team Titles di Cesaro e È quello, sì, raga, che volevo Rollins dire. e Sheamus. Sì, Rollins e Ambrose, sono di Vabbè. tutti. Mi sembra strano, mi sembra molto strano. È difficile pronosticare ancora. Vorrei vedere Ma l'ultima. secondo me sì, nell'ultimo ora succederà qualcosa perché non so, possono permettere un Vorrei vedere lo pay-per-view sci. senza titoli? Perché sono finiti i titoli. Che titoli c'hanno? Ci sarà. No, C'è stato solo quello delle donne a Raw. ci sta E vabbè, il Cruiserweight. il Cruiserweight, sì, che dovrebbe su essere. 4 due stanno fuori. Infatti Boh, che. è strano. Se rimane così, è anche un match molto molto difficile da pronosticare. Perché, ragazzi, una sconfitta a entrambi i team costa tanto. Ti ho Costa detto, in un 3 tanto. contro 3 avevo messo lo Shield a mani basse. Però è un 4 contro 3 perché si è E infilato Braun Strowman Strowman insieme a Miz. non vale 3, ne vale 4, quindi Capito. È tosta, sarà tosta. Mo' aspettiamo l'ultimo Raw e poi uscirà il video dei pronostici. Ricordo quello di SmackDown, ho vinto. vabbè, è stata fortuna, ho vinto gli altri 2, mi sono esaltato Ho così vinto, tanto. l'ho stracciato. Vabbè, Hashtag l'ho stracciato. hashtag.
Salutiamo i ragazzi, commentate come al solito qua sotto. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate della reunion, che cosa ne pensate di Bray Wyatt super figone, eccetera, 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 eccetera. Anche della gestione della Crossover Division, abbiamo parlato tanto. Abbiamo parlato più di quello che dello Shield che si è riunito, ma non è che ci sia tanto da dire, ragazzi. Sì, si è riunito, punto. Si è riunito. È stato carino il pezzo iniziale in cui The Miz attaccava Roman Reigns dicendo: ah, ci sono i rumors che lo Shield si è riunito, e Roman Reigns gli risponde: non sono rumors, e sono entrati tutti e tre. Molto bello, molto carino. Vabbè, molto comunque me l'aspettavo una cosa del genere, ma se deve venire. Io ripeto, non sono tantissimo d'accordo su questa reunion, però ci sta, ce la teniamo, ci piace. Ok, salutiamo una volta per tutti. Sì. Da Peña the Queen of the World e da Miro è tutto. Ciao belli. Ciao.